da tutti i ragazzi Free Wolf e Jacopo Mi primo live su Battlefield 3. Spero che invece sulla vita l'avete apprezzato. Lo so che non vi risultate anche con la pellicola non molto belli per una serie di community appunto. Sì, praticamente qualcuno ha sbagliato a impostare HDPVR e non è scritto out. No, lo diciamo giusto perché di solito sapete è sempre lui. Solitamente dovrebbe essere sempre lui. Sì, ecco. Ragazzi, è veramente un po' come i russi sono i cattivi dei cannoni. A proposito di russi. Allora, comunque ragazzi, siamo gli statunitensi in questo gioco, questa parte. No, vabbè, io qua che mi sono... Io come al solito ho dimenticato a casa, anche stavolta la prolungo, quindi non ho le cuffie, non sento i suoni, e non posso dirvi headshot vince. No, passate qua. Non lo capisco. No, vabbè, sono morto per colpo di una granata schifosa. Ma non è che i microfoni sospetti? No, ci casca pure. Non si possono spegnere questi microfoni, Wolf, dovresti saperlo. L'audio dovrebbe essere in HD notare, credo. Non lo sarà. No, non so, credo che debba esserlo perché ragazzi, l'altro che sto usando è l'MSI di Serpazio. Non ti frega un cazzo di fare. Ma adesso è bella dell'MSI. Sì, facciamo questo. Adesso potete dire ai nostri amici, grazie a Wolf, ho imparato qualcosa sulle armi che dovrei battere. E qua c'è un fumo. Ma perché siete morti, ragazzi? No. Ma che? È suspense, musica tensiva. No, vabbè, qua ragazzi devo... No, ci dobbiamo cercare di... Dai, c'è qui l'animo. Ragazzi, io qua sto facendo tutti i punti da stare in massione. Aia, granata. Sì, ma sto... Allora, abbiamo capito che sto posto qua si vabbè. È uno schifo. Aspetta. No, mi sa che sono bloccato, mi servirebbe. Corri. Ok ragazzi, a questo punto direi di... Sì, vabbè, non riesco a far fuori nessuno oggi. Ma cosa ti stai guardando? No, stavo leggendo, praticamente voi non lo sapete, ma adesso abbiamo finalmente trovato l'errore nel computer che tutte le volte si allora, ragazzi, crasha. Ho trovato il momento di utilizzare l'arma più overpower del gioco, che è la K971. Voi ragazzi non lo sapete, ma il computer praticamente crasha per due file di sistema. Dobbiamo ancora capire, cioè sappiamo quali sono, ma dobbiamo capire perché creano questo errore. Adesso magari inviamo una mail a Bill Gates e chiediamo informazioni, tanto noi sappiamo sicuramente che ci risponde. Ma certo che ti risponderà. Eh sì, Attualmente lui ha sempre più... Perché gli ha dato il kit medico? Diceva che era fallito. Lui ha sempre aiutato qualche compagno di squadra. Ma poi tu come cacchio fai a sapere, a sentire che era ferito? Io... No, c'è l'immagine. Io non ho neanche le cuffie. C'è l'immagine del kit medico. Ah, che figata. Poi geniale, sì, che gioco è? Battlefield 3. Ah, perfetto ragazzi, io l'avevo riconosciuto. Ma lui non sa qua che si chiama Battlefield 3, qua si vista. Ma Battlefield 3, ma... Vabbè ragazzi, terza stella di servizio dell'iCup, che io con Stella qua ho fatto... Praticamente io lo so e non me lo dovete dire. Lo so. Sbloccato anche il mio telescopio per l'iCup. Lo so. Vuol dire battaglia... Campo di battaglia, credo. Sì, tre. Battaglia per la terra. E se proprio volete saperlo, io so tutto a memoria, una serie di informazioni incredibili. Sì, naturalmente la tassa cercando su... State zitti. E io vabbè, ci vuole concentrazione perché non mi ricordo. E non tiriamo in ballo il nostro compagno che fa il cognome che ho appena detto. Ma che? Muoio. Questa qui la censuriamo. Allora, ma stiamo censurando tutto. Sì, no, perché noi siamo italiani e in Italia si censura. Stavo dicendo, dati tecnici, pubblicato in America il 25 ottobre 2011, nell'Unione Europea il 28 ottobre 2011 e in Inghilterra il 27 ottobre 2011. Ma dai, io sono morto un'altra volta. È un genere che spara tutto in prima persona, il tema è la guerra moderna, la terza guerra mondiale, modalità di gioco, giocatore singolo, multiplayer online e cooperativa. Funziona su tutte le piattaforme Windows, PlayStation 3, Xbox 360. Ragazzi, forse voi non lo saprete, ma sarei io tutto l'ultimo. Distribuzione digitale Origin, motore grafico, Frostbird Engine 3. Frostbite. Sta zitto! Per come, ti sei informato che c'è anche l'ordine di... Ah, è su...
Cioè, questo qua è uno dei nomi più famosi. Supporto grafico DVD-ROM, Blu-ray disc e gioco scaricato da internet illegalmente. Requisiti di sistema Windows Vista 7, processore dual core a 2 giga, 2.4 GHz Athlon X2 a 2.7 GHz, memoria RAM 2 GB, scheda video giga, compatibile con DirectX 10.1 e con 512 MB di RAM, ATI Radeon 3850 con Nvidia GeForce 8800 GT al minimo. La fascia di età consigliata è dai 16, di sesso maschile, in quanto alle femmine non piace. Le periferiche possono essere mouse, tastiera, 6S o DualShock 3 Gamepad, controller wireless. Le espansioni possono essere Back to Carland, Close Quarters, Armored Kill, comunque, ragazzi, e Dead End Game. Comunque ragazzi, ho trovato una bella partita qui. Devo ripetere tutto all'inizio, avete capito? No, infatti poi dobbiamo pulire, ripetere tutto dall'inizio, fallo per noi. Allora, ci sono i giocabili, gli alleati, i nemici, c'è un motore grafico che è da Dio. E la novità rispetto ai precedenti titoli, sì, la terza che ha no, ma dai, la mia professoressa di italiano, la terza. Sì, adesso mi ammassa. Ma dai! Poi censuriamo anche tutti i cognomi che abbiamo. Ma no, la partita a te, infatti, io rianimano, tu spari, ma lui non ti rileva che hai sparato e quindi muori. Poi è geniale questo gioco qua, Ma ci sono le classi assalto, supporto, scout e geniere? Sono le classi. Sì, ma non è ingegnere? Ingegnere, perché si dice ingegnere e non ingegnere? Vabbè, qua il classico bug che non ti permette di far compagnia il dado le classi. Scout non è un bug, è una corsa creatività del... Ma sito. Dai! Non è un bug, è una databilità del database che è in ritardo secondo te in stampa. Sì, vabbè, qua naturalmente trovo tutti i tizi con la IK che la ammazzano. Sì, non so come sto facendo grandissimo, ma questo posto qua è un buco. C'è la modalità spazzina. No, non è giusto, non ci sono le curiosità nella sezione Battlefield. No, allora Wikipedia Battlefield non mi piace. Allora, cerchiamo qualcos'altro di diverso. Ad esempio Nokia, che è naturalmente molto bello. Tipo non fa essere meno del cellulare. Che sta schifo e però non veramente un counter. No, cerchiamo Nokia 3300, che magari su Wikipedia, ecco, Wikipedia. No, Nokia 1800 che è il mio. Nokia 1800 è un telefonino prodotto dall'azienda finlandese Nokia, rilasciato nel 2008. Ma perché è finlandese? Produttore Nokia, sì, credo di sì. Reti dual bungee SIM, naturalmente è il mio, quindi fa cagare, non prendo neanche internet. Disponibilità 2008, schermo a 128x160 pixel, a 65.000 colori. Oh, 65.000 colori, io sul mio ne ho 3, però vabbè. Dimensione, beh, altro campo. Peso 785 grammi, minchia, anch'io. Durata batteria in conversazione 8 ore 30 minuti, batteria in standby 528 ore, 22 giorni, non è vero, io lo ricarico ogni giorno. Vabbè, è completamente finita la batteria o c'è la... No, completamente, proprio che si spegne. Vabbè. Fa abbastanza schifo il computer. Anche il computer fa schifo, quello per cui... Oh, era il migliore del 2005 quando l'ho comprato. Cerchiamo Nokia 3300, che invece è quello di Stefan Kraus, anche se prima aveva un Lumia e poi ha avuto un, com'era il cellulare di pietra, un LGC. No, HTC. HTC, giusto. Ma non me lo chiede. Vabbè, ragazzi, sul cambio amo. Nokia 3300, un telefonino prodotto dall'azienda finlandese, Nokia, messo in commercio nel 2003, solo. Pensavo molto prima. Oh, pesa meno del mio. Vabbè... Ma dai, ma un'altra volta. Durata batteria in standby 11 giorni, vuol dire che dura circa un quarto di giornata. Durata batteria in conversazione 3 ore. Cioè tu stai al telefono per 3 ore e poi il telefono si spegne. Poi morto. Mamma, ma sul telefono. Buttalo via che non puzza. Sì, attualmente non è che la foto mi sta guardando tutte le partite. E c'è cercando di fare una doppia che attualmente non ce la farò a farla. Ora Nokia in Finlandia, una società per alieni, si è segreta. Ma dai! Vabbè, non è tanto la... Allora, Nokia, stato Finlandia, tipo società per alieni e SPA. Borsa e valori, borsa di Francoforte, borsa italiana, bla bla bla, vabbè, la borsa non ce ne frega perché non siamo donne.
Allora, prodotti, telefoni cellulari, le cose lasciate, produce anche i pezzi dal computer, ma no. Però vabbè, vabbè. Ragazzi, sta andando un po' schifoso. Oh, 92.000, ma che la Nokia, anche se non lo sapete, ha 92.874 lavoratori, di cui almeno 3 terzi sono negri. Non volevo dire. Attualmente, attualmente non abbiamo utilizzato il digitale. No, no, assist. Non è un video assist. Allora, applicazioni supporto, supporto. Però, che figata, la Lumia è della Nokia. Quindi anche il cellulare di... Oh, è fedele alla Nokia allora Stefan Kaus. Probabilmente. Telefoni, scegli un prodotto per ricevere supporto. Nokia 1800, voglio supporto. Ma non muore, ragazzi, non muore lo supporto. No, sul sito della Nokia non esiste il Nokia 1800. Sì, poi l'ha cancellato, un girato apposta. Ah no, serve il numero e il modello, non... Dove lo trovo il numero e il modello? Aspetta. Su altri Nokia. Ah, devo digitare il codice alla tastiera, aspettate, 4 zeri. Modello RM653. Ecco, qua ragazzi ho un... Purtroppo io volevo un po' usare il medico. Che non serve a niente se in caso mi trovassi davanti degli stupidi veicoli. 1800 modello, 1800. Scusa, ma chi aveva mai detto che il modello del Nokia 1800 fosse 1800? Ma l'F2000 non era... Oh, l'ho trovato digitando 1800. Vabbè, ragazzi, l'F2000 era un overpower, ma quanto fa non lo è più. Quando era un giorno era un overpower, con tutto forte overpower. Allora, domanda frequente. Il mio dispositivo è Nokia 1800, supporta la chiamata a riconoscimento vocale? Risposta, no, non supporta un cazzo. È scritto così, ma non è in grado di fare un cazzo. Link utili, batterie originali, scopri come assicurarti e acquistare. Ragazzi, guida scorpo informativo. Scoprire come assicurarsi e acquistare una batteria originale Nokia. Vabbè, ragazzi, aspettate. È finita la partita, quant'è che siamo? 12 e un quarto. Ne possiamo fare un'altra. Perfetto, io intanto, ragazzi, vi leggo la guida, questa da Nokia 1800, su come acquistare le batterie solo originali. Nokia offre due tipi di batterie, batterie con ologramma e batterie senza ologramma. Chi l'avrebbe mai detto? È geniale. In effetti utilizzate una batteria con ologramma, consulta le istruzioni in basso per verificare che si tratti di una batteria originale Nokia con ologramma. Cazzo! È geniale sto coso qua. In caso di rubi sull'autenticità della batteria, segue le istruzioni in basso. Controlla il logo, serve l'ologramma. Controlla i punti, inclina l'ologramma. Non utilizzare più la batteria, ma come? L'ha appena controllato! Fai controllare la tua batteria, ma cazzo, no? A cosa fai in un centro assistenza Nokia, fai controllare la tua batteria per verificare l'autenticità? Posso capire quando parto il PC con Windows in un centro Windows per verificare che sia originale o no, ma che cazzo, cioè, una volta che sono la batteria originale la Nokia non ci può guadagnare. Restituisci la batteria. Se presso il centro assistenza Nokia non è possibile verificare l'autenticità della batteria, restituiscila nel punto vendita dove l'hai acquistata. Cioè io compro la batteria e poi la ridò indietro. Minchia, intelligente. Proprio. Ragazzi, adesso siamo in operazione. Perché batteria senza ologramma, come cazzo faccio? Capito? Non c'è scritto. È che sta fatta più divertente di tutto. Allora, vediamo i prodotti a Nokia della Nokia. C'è Nokia Lumia. Chissà perché, se tu vai sul sito della Nokia ti fanno vedere tanti cellulari smartphone, Nokia Lumia. Ti mettono l'iPhone e dicono che l'hanno fatto quelli della Nokia. Dicono che Office l'ha fatto la Nokia. Ha fatto tutto il ruolo. E poi invece vai a vedere e scopri che non sono Nokia 1800. Che bello! Siamo un server nazista. E ora confrontiamo le specifiche tecniche del Nokia 1800 con quelle dell'iPhone. Giusto per capire che differenze c'è fra i due, perché non si capisce di solito. Che modello di iPhone usiamo? Un iPhone normale. Un iPhone normale. Ci sono almeno 5 modelli, facciamo iPhone 5. Scusa, per l'ultimo uscito. No, facciamo iPhone. No, si fa quello che è uscito lo stesso, il più vicino possibile adatto, no? Allora l'iPhone 1. Il primo. Non esiste neanche. E io vengo ammassato da dietro, da Mike Up. Melafonino. Ma che cavolo? Ma no, guardate che cazzo è tutto a onda, avanti.
Vabbè, ragazzi, a questo punto devi fare la guerra con la tappa. Ah, l'iPhone Edge è... Ah, ma perché l'iPhone è della Apple e il presidente dell'Apple è... Ma chi sarà mai il presidente dell'Apple? Non lo Steve Jobs! Ah, il... Quello che è morto! Ah, ma non è più in quel caso, siamo occhio! E boh, quando hanno fatto l'iPhone Edge... Sì, vabbè! Comunque ma scusa, ma non sono normali, perché l'iPhone Edge viene denominato iPhone 2 e non c'è l'1? Non è normale. No, iPhone 2G non si riflette tranquillamente che sia. È il primo. Vabbè, vediamo un pochino le caratteristiche tecniche, e confrontiamolo con Nokia 1800. Vabbè ragazzi, quando ora faccio un mito muoio. È uscito il 9 gennaio 2007, mentre invece Nokia 1800 è uscito il 2010. Mamma mia ragazzi, è no, è uscito nel 2008 il Nokia 1800, l'iPhone è uscito nel 2007, comunque vabbè, al Network Conference ed Expo. Vediamo un po', produttore Apple, il Nokia 1800, produttore Nokia, chi l'avrebbe mai detto? Ma no! Reti della Nokia, dual band G-SIM, iPhone Edge, ma non reti, si capisce, no? Connettiva quad band, uno è dual, uno è dual, l'altro è quad, due e quattro, quindi l'iPhone è il doppio del... Sì, vabbè, USB, sistema operativo iOS 3. Sì, introdotto sul mercato col nome di iOS 1.0. Ma sei il 3! Videocamera 2 megapixel, Nokia 1800 non ha la videocamera. Input 4 pulsanti touchscreen, Nokia 1800 non ha pulsanti. Non no, non si può usare. Memoria. Ma no, ma quanti erano? Nokia 4, 5 la memoria. Schermo iPhone 3,5 pollici Nokia. E come faccio a convertire i pixel in pollici? Vabbè, 128x160 pixel, dovresti, non sappiamo i pollici. Dovresti saperlo quello. Convertire pollici. Sì ragazzi, pixel. Io qua non sto capendo più niente. Convertitore centimetri pixel. Sì vabbè, adesso qua sono entrato dentro di tutti i medico, almeno un po'. Due pollici può essere a 3,4. Che parte la parte che medico se non curarti. Vabbè insomma. iPhone, risoluzione 320x480 pixel, Nokia. Sì, facendo strage. Nokia 128x160 pixel, è un po' più piccolo. Ma di poco, Peso 135 grammi, Nokia 1800 pesa meno, 78,5 grammi. L'iPhone è più pesante, che è? Ma è più potente. No, è più bello quello che pesa meno. Touchscreen multitouch, Nokia 1800, touchscreen no, è proprio... Non esiste il touchscreen della Nokia. Allora, telefoni... Ma la Nokia in realtà non ha mai fatto il touchscreen. È tutto l'unico. Andiamo a cercare su Wikipedia un telefono che sia peggio il Nokia 3300. Sarà difficile. Vediamo, telefoni vecchi vecchi, digitiamo. Ma proprio vecchi, e più vecchi non si può. Telefoni Motorola vecchi modelli. C'è la Motorola proprio? Sì, tra l'altro. Telefoni vecchi 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 vecchi. Il vecchio collezioni.com/telefoni, più di così. No vabbè ragazzi, però ho recuperato un sacco. No, telefoni vecchi non va bene, cellulari vecchi, se no ci trova anche i fissi. Ragazzi, questa qui è una ricerca introduttiva, Sì, vabbè ragazzi, però istruttiva, scusate. Io ne ho fatti fuori un sacco per avanzare. E i miei compagni non sono avanzati, non ho fatto niente. Come e dove riciclare i vecchi cellulari? 8 modi intelligenti, posso immaginare. Allora, Nokia 3300 ottimo come fermaporta, direi, perché il peso è giusto. I cellulari abbiamo tutti, si cambia mediamente una volta all'anno, così dice la statistica. Io lo cambio da 10 anni. C'è addirittura chi ne possiede più di uno, come la mitologia c'era i minotauri, uomini per metà toro, oggi siamo per metà cellulari. Perfetto. Il magico telefonino, per quanto è indispensabile, è venuto quasi un'ossessione. Ho sottoscritto e credo di non essere solo, manca il tempo. Vabbè ragazzi, di qua l'appuntamento si deve trovare la. Comunque stavo dicendo, qua ormai si continua a beccare da dietro, ma fa niente. Allora, trattandosi di rifiuti elettronici, i cellulari vanno smaltiti in isole ecologiche, bla bla bla, la raccolta telefoni e batterie. Come riciclare il proprio telefonino venisse un'occasione per fare solidarietà? Grazie all'alternativa promossa da Copi. Non da confondere con la Coop, perché la Coop è un supermercato. Cooperazione internazionale in collaborazione con EcoSol, un'altra azienda che non conosciamo che cazzo è.
col sistema possibile di taggare gratuitamente il proprio cellulare non utilizzato in una busta fornita, e già così devo pagare pure la busta. Attraverso il supporto riciclare apparecchio per utilizzare ricavato in aiuti concreti per le popolazioni del sud del mondo. Il sud del mondo cos'è che c'è? L'Australia? Ah, no, Africa. Ma l'Africa non è nel sud, è nel centro del mondo. No, nel sud, nel sud. Nel sud. Allora, fa vedere, va. Planisfero. Ragazzi, ormai qua stiamo passando a tutte le parti dal... Sì, no, noi non facciamo i video pensando a un copione, no, noi facciamo i video così, no? A caso. Ecco, a mucchio. Praticamente, vediamo un po' il planisfero. Allora, nel sud c'è la... un attimo, sta caricando l'immagine che una geografia abbia studiata. Tutto otto. Madonna, ma è lentissima sta roba. Ma si sta toccando in internet. Sì, ma tutti connettivi a cavo, noi siamo in... A me in DSL quella lì. Ah, l'immagine fa proprio schifo di suo. No, allora, si era quasi caricato. No, fa schifo. Oh, bravo. Copio RL immagine, incolla. Adesso dovremmo riuscire finalmente a vedere la nostra immagine, ok. Nessuno c'è l'Antartide, l'Australia e forse un pezzettino del Brasile, ma no, il Brasile no, un pezzettino Vabbè. Dell'Argentina. La Belen! Oh, andiamo a vedere Belen su internet. Sì, un po' dura, chissà come può. Rodriguez in passerella e con la svolazza scopre il lato. Vediamo un pochino, ma che cazzo, ci sono certe foto qua che voglio dire, beh, Rodriguez, beh, e non usciva più scritto come si diceva. Oh, ragazzi, questo qua è il tono del mio figlio AM94 e mi ha coltello da dietro. Allora, scusate, c'è un'immagine c'è un'immagine su Google Immagini che praticamente può sembrare un po'... Ma poco. Anche questa qui può sembrare un po' particolare, non so se ho reso l'idea. Però non si può dire che non è la Belen, non si può dire che non è la Belen questa qua. Soprattutto in questa foto qua che è molto... Magari non lo è, è un'altra. Ma va, mica usa una controfigura. Che lo dite? Io. Ma le controfigure si usano per tutto. Devo dire che sta foto qua è niente male. No, tralasciando le fotografie che ne potete cercare anche voi, basta digitare Belen e ne trovate alcune anche leggermente un po' particolari, ecco. Diciamo che c'è una farfalla e una mela, no, non possiamo dire nient'altro. Chissà, che bello, cavoli ragazzi, qua infatti vanno per quella granata. Qua c'è un articolo, è anche inedito suo, Belen Rodriguez sta facendo la sua parte nel successo di Italia's Got Talent, ciao. Ciao. Liberazione sabato sera il canale 5 per il canale giornalista. No, ma l'importante è la foto, non è l'articolo, perché questa foto qua poi soprattutto è molto particolare, soprattutto la farfalla. Poi allora Maria Belen Rodriguez Cozzani, si chiama, chi di voi sapeva che si chiamava anche Cozzani? Anzi, la mano qua, giusto per non far sì che la gente andasse su Wikipedia solo per vedere le foto. La foto fa schifo, l'unica foto che faceva schifo che me, cioè che viene e lavora in Italia, occasionalmente anche attrice. No, non un'occasione, vabbè. Altezza 175 cm, misure 83, 62, 89. 89 che cos'è? Taglia 34, scarpe 36. No, praticamente c'è una cosa, no? Che quando tu chiedi il numero di scarpe a un tizio e poi gli chiedi la taglia, lui ti dice, ma me l'hai già chiesta? No, il numero intendi quante scarpe ha e la taglia intendi il numero di scarpe. Qual è la cosa della comics? No, praticamente la Belen ha 36 scarpe poche in Europa e in America US ne ha 8 perché le ha lasciate a casa in America. E poi ha la taglia 34 in Europa e poi quando va in America cambia piede e diventa 8. Così. Occhi nocciola, cioè gli occhi a forma di nocciola. I capelli castani, oh, qui fra le nocciole e le castagne, ecco. Nell'inverno 2009 su Canale 5 condusse con Claudio Amendola e Teo Mandola. Chi è Teo Mandola? Ah, Teo Mammucari, Mammucca di... Ma chissà, ma è quello che fa le mammucche. Sì, ragazzi. Premio riconoscimento... Oh, manca un pezzo, non c'è scritto che ha avuto un figlio. Ah, no. È stata legata 4 anni al calciatore Borriello.
successivamente ha avuto una relazione con Corona. E poi nasce Santiago, il figlio primogenito avuto un fidanzato, Stefano De Martino. Il 20 settembre 2013 si è sposata con Stefano De Martino, chi l'avrebbe mai detto? Ma chi dovrebbe mai? Nell'anno 2013 conduce sempre con Simone Annicchiarico, Italia's Got Talent. Vediamo il profilo di Simone Annicchiarico. Sta foto qua è da sganga, un gang della marita sto qua. Magari Simone Annicchiarico, conduttore televisivo italiano, figlio d'arte e noti attori Walter Chiari, Aida Kelly, e anche nipote del compositore Bach, che palle. Allora, andiamo su Wikipedia e cerchiamo Spussa. Come diceva il nostro caro compagno, Spussa. No, no, non era su Wikipedia, è vero. La Spussa. Con quale giustamente c'è chi non muore, no? Scoresa che Spussa, merda che busta. No, non era. Pubblicità. dizionario volgarmente.com. Possiamo capire benissimo che tipo di dizionario sia. Vediamo un po' qual è la definizione di sta parola qua. Ne stiamo immaginando. Ah, puzza, che pensavo qualcosa di peggio. No, non era questo che volevo ottenere. Ma perché? No, vabbè, questo qua è giustamente non muoio. 99%. Sì, oh, eccola qua quel che volevo arrivare. Praticamente qui abbiamo trovato la Spussa, se che roba Catelien si parla canoppia, se note le lavi parlo a stomattine, siete versi al frigo e teccati al pessio i pomodori in damale. Traduciamo pezzo per pezzo. La Spussa, la Spussa è una roba che ti viene su per la canoppia, la gola. Se non te lavi bene i denti, se verdi rubi il frigo e prendi il pesce e i pomodorini, andate a male. Se ti muori nella scoreda, questa qui non sarei a tradurla. Sì, te io e te l'altra. Anche se non mi un po' più. Se te pesti una merda del ganno, te caghi d'osso, o anche al cotte drar solo scosse dell'umano. Traduciamo questo pezzo qua. Siete molli una scoreda, vabbè. Se pesti una merda di cane o te caghi addosso, vabbè. O anche se trar so, boh, non so, non riesco a tradurla. Che è sta freschinca? Cos'è la canoppia? Ecco. Ah, questa qua è la canoppia. Sì, vabbè ragazzi, a quanto paghi adesso non vedo più. Siamo finiti su un sito che è s-ciop.opspot.com. beta, ecco. È il naso che ti faccia appare uno sparusso, è un naso deforme la canoppia, quello che c'è il nostro compagno. Quindi aspettate, cerchiamo su Wikipedia canoppia, magari troviamo. In biologia la canoppia, un attimo, perché wikipedia.sapere.virgilio.it? Io pensavo fosse wikipedia.it. Vabbè, non sembra più male. Vabbè, è identico a Wikipedia, sembra proprio Wikipedia. In biologia la canopia o canopea è la porzione superiore alla comunità di piante. No, non è questo che intendiamo noi, forse. No, direi proprio che non è per niente questo. Andiamo a vedere qualcos'altro. Magari su Wikipedia lo dice canoppia un cognome. Vabbè, cerchiamo. Oh, ragazzi, ma sta in automatico con la pilota. Siamo a 30 minuti, eh. Di già. Allora, a questo punto direi di chiudere qua. Chiudo io. Lo so ragazzi che questo gameplay fa sta schifoso, ma vabbè, accontentiamoci. Quindi questo proposito, bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mini. Alla prossima.